da oggi c'è una grande novità. Vai su www.qsvs.shopping e acquista i prodotti ufficiali di Qui Studio a Voi Stadio. Abbigliamento uomo, donna e bambino, arredo casa e accessori esclusivi, tutti con i colori della tua squadra del cuore. Per te o per un regalo originale, non perderteli. Allora, questa è la formazione mia di questa sera. E vedete Tatarusanu, Kier, Tomori, Calabria, Balloturè, che sembrava ormai destinato ad andare in Turchia, no? Perché Bennasser e Tonali, sembrava dovesse giocare Pobega. Pobega, invece... meno male, perché almeno a centrocampo abbiamo i due titolari. Questa è una scelta, secondo me, azzeccata, con la difesa un po'... Saelemaekers, Deke Telare, Leao e Giroud. Bastano, oggi è la partita del Deka. Oggi dovrebbero bastare, no? Oggi è la partita del Deka, scrivetevelo. Del Deka? Sarebbe Deka Telare. Del Deka. Bene, eccoci allora, qui, iniziata da un minuto e 30 secondi la partita del Milan. C'è la Giroud a terra, ma si è rialzato. Datemi la formazione del Milan. Naturalmente per l'Empoli abbiamo un empolese vero. Chi è lei? Se non Mimmo Pesce, direttore, ci conosciamo già. Ah, pensavo fosse un empolese. Sì, sono, ma è perché io sono di origine empolese. Ah, certo, sì. Pesce è un tipico di nome empolese. Assolutamente. Sì, questo è per Elio, invece, le sopracciglia sono dedicate. No, noi a Empoli ce l'abbiamo tutti così. Avete le sopracciglia? Assolutamente. Perché abbiamo vicino il Tevere. Coltivano. Felice e interviene a liberare un difensore dell'Empoli. Però Milan insiste col colpo di tacco di Giroud. Saelemaekers in area, ondeggia, danza sul pallone. Palla di mezzo, totale Leao! No! Si divora quasi 1-0 Raffaele Leao! Una mozzarella! Imbeccato da Sale da Deke Telare, che ha fatto una grande azione. Allora, bella intuizione di Deke Telare, che dà una palla che basta essere solo, deve essere solo spinta in rete. Di tanto così è gol. E incredibilmente Leao si mangia un gol che sembrava fatto. Molto ve lo voglio molle, vedere leggero Leao. Della Giustina imbufalito. Ma no, ma non si può fare un tiro così. Parliamo dei semi-assist di De Ketelaere. Questo è un semi-assist pazzesco. Tiene palla ancora Tomori. Milan che ha ripreso a giocare sulla sinistra dove c'è Balloturè. Lungo linea per Leao. Fa fuori l'avversario con una finta stupenda. Campo davanti a sé. Entra in area. Dal lato corto Raffaellino. Ci entra dentro. Cerca lo spazio per il tiro. La dà invece. Sulla destra per Saelemaekers. Tiro molto. No! Fuori! Molle come un fico! Molle come un fico! Ma no! Vabbè, avete fatto una bella azione! Saelemaekers, Leao, grande intuizione! Molto sì, ma non possiamo sbagliare questi gol! Controllate se Martinelli respira ancora! Sì, ha detto delle cose atroci a Saelemaekers. Diciamo che non è grave come l'errore di Leao, ma quasi! Questa volta è Leao che propizia con una bella fuga, pensate, con uno stop all'indietro, fa fuori l'avversario, entra in area qui, mette la palla qua, dove c'è Saelemaekers. Saelemaekers controlla e da questa posizione fa partire un diagonale che esce fuori, cioè aveva il tempo di fare quello che voleva. Di tiro di precisione. Ma che ne sa lui della precisione, questo qua, con quei piedi lì, tira un po' in porta, no, la precisione. Maggiori. Allora, gioco interrotto un po' perché si è fatto male anche Calabria. Sembrerebbe quasi uno strappo più che uno stiramento, un dolore così che ti ferma subito, sì. È qualche cosa di più serio. Maggioni, un mese come minimo, sì, perché lo dice il professor Maggioni, è la sua materia dopo il mondiale. Sì, ma ragazzi, è 24 ore, è un grande urologo il professor Maggioni, però è anche un grande medico, come della giustizia. Vabbè, l'urologo parte tutto da lì, ha partito dalla Mimmo sa bene che sono urologo. Sì, esatto. Ah, se ne è occupato, ho capito, va bene. Allora, scherzi a parte. Bene, rieccoci. Allora, c'è una posizione interessante per il Milan in lunetta su un'iniziativa di Bennasser, che viene messo giù. C'è anche ammonizione per il giocatore dell'Empoli, che non so chi sia. De Winter. Ecco, questa è la punizione. Quindi, particolarmente succosa per il Milan, basterebbe avere uno capace a tirare, magari con Unic che ha fatto dei gol. Ma fa grandissima azione di Leao, travolgente sulla sinistra, messo in mezzo e Giroud non ha agganciato. Allora, qua ci sono Bennasser sul punto di battuta. Ma chi la tira qua? Krunic anche. Giroud. No, non mi dire che tira punizione. C'è anche Kier. Ma non hai molto. Ce l'abbiamo. Voi non avete, esatto, non avete poi un grande spazio. C'è Coccodrillo. Sa che sta andando Giroud, Dai che c'è, è lui. Chi è l'ultimo che ha fatto un gol su Kier? Addirittura c'è. Ma come Kier? L'ultimo mi sa Krunic. Gol. Tonale. Ma perché Giroud e Kier sul pallone? Col mancino Giroud parte lui, la palla gira. Hai visto? Traversa di Giroud.
Giroud ce ne va bene una. Allora, Giroud praticamente quasi da fermo fa partire una palla che va a rimbalzare sulla parte alta della traversa e poi finisce un tagliare con... No, deviata, eh? No, non l'ha presa di testa il difensore. Allora, palla, ecco, ripeto, parte alta della traversa, proprio la traversa piena, però molto bello, posizione perfettamente centrale. Dai, Luperto, smetti. Si chiariscono i due, Giroud e Luperto. Allora, punizione per il Milan, posizione del migliore, penso che sia impossibile tentare il tiro rete perché la posizione è qua. Si va al salto. Ecco. Servirebbe per Roberto Carlos. Va bene. Il pallone, non so neanche chi è Roberto Carlos. Bennacer misura i passi, sembra quasi che non. Chiamano schema, sarà un lancio in aria, anche Tonali sul pallone. Tonali tira in porta, la palla di Roma, resta lì! Stava per venire fuori una botta di fortuna. Che parata ha fatto Vicario? Grande parata ancora di Vicario. Perché il tiro, pensate, un raso terra, forse non irresistibile, viene deviato in area di rigore. Bene, sembra gol e Vicario fa un miracolo. Vicario, è stato Luperto a deviare, angolo per il Milan. Anche Kier Campo. Vabbè, ma era nell'aria. Si toglie la fascia. La partita che si tocca il ginocchio. E a questo punto avete finito gli slot, quindi bisogna per forza fare tutti i cambi adesso. Io gliel'avevo detto che lui aveva una smorfia prima di prendere il pallone. Deve fare il doppio cambio adesso. Allora entra Rebic, io presumo. Allora, ecco, io toglie, non so cosa può essere. Il labiale di Kier, lui dice: mi sono stirato. Porca vacca, Scusate, toccando il fessore. Deve mettere per forza destra. Deve mettere destra, anche Diaz, tutti e tre. Allora, destra al posto di. Ma chi gioca centrale? Diaz centrale, Kalulu e Tomori. A destra. Guarda come ha allungato la gamba. Al posto di De Ketelaere. Poi togliete De Ketelaere e mettete Diaz. No, a sinistra, io credo che De Ketelaere ormai abbia dato tutto. Posso dire una cosa? Secondo me sostituisce Giroud se mette Rebic. Sì. Infatti vedi che fa il triplo. Esce Giroud. Prendiamo la palla. Tataro di fronte, adesso l'impresa scoperto. Brahim va fino in fondo, si fa vedere Leao. Brahim aspetta troppo, poi calcia il tiro deviato. Fuori! Brahim Diaz! Mi spiace, la ragione ha vinto Elia. Più concreto in 30 secondi che De Ketelaere nella stessa partita. Allora, cosa è successo per noi? Bene, nostra. E diventa un contropiede loro. Rimessa laterale, intanto purtroppo ha iniziato a piovere anche copiosamente a Empoli. Degli schemi tra Bennacer e Tonali insieme. Rimessa laterale per Leao, in area, la finta, Leao entra dentro, il tocco corto, non puoi sbagliare, gol! Ante Rebic! Grande azione di Leao! Vai via! Vuole festeggiare! Dove c'è festa? Allora, ho detto che la partita di Rebic. Allora, lasci stare, ma non dia fastidio. Ma c'è un'acqua tremenda sullo stadio. Allora, vediamo cosa è successo. Grandissima giocata di Tonali. C'è Leao in fuorigioco, ma dal fallo laterale non esiste il fuorigioco. Grande intuizione di Tonali. Grande dormita dei giocatori dell'Empoli, clamorosa ingenuità. E il Milan castiga. Londa mondo, prende. Tonali, con Leao che però è qui. Sì. Dal fallo laterale, Tonali, molto bravo, manda questa palla dietro la linea dei difensori dell'Empoli, i quali non se ne sono accorti, per cui voi lo sapete, anche chi segue meno il calcio, il fuorigioco non c'è dalla rimessa del fallo laterale. Quindi Leao prende palla, viene in area di rigore affrontato da un avversario, lo evita in qualche modo anche con un rimpallo un po' fortunato e poi mette il pallone qui dove c'è Rebic, il quale Rebic arrivando da questa posizione non ha difficoltà a mettere il pallone in gol. E il gol del 1-0 in questo momento. Il Milan salta a 17 punti, vedo la bocca di poi è molto bravo, molto furbo Tonali. Bravo Tonali. Intanto la palla è fallo laterale, la rimessa in gioco viene effettuata, ma c'è il Milan. Sembravi Mimmo Pesce. No, però attenzione, è interessante. Perché? Hai capito cosa è successo? Perché ha arrabbiato l'Empoli? Perché ha guadagnato qualche metro. E perché? Sì, perché lui c'è da qua, la rimessa laterale.
laterale. La rimessa laterale è stata fatta accanto, qualche metro avanti. No, beh, no, dobbiamo anche raccontare. Se fosse successo a voi, vi daremmo giustamente conto. Se uno è così tordo che tiene la linea difensiva, non sa cosa. Direttore, noi abbiamo preso un gol di Parolo che ha spostato di 10 metri. Però ve la devo spiegare bene, perché sarà uno degli elementi di cui si parlerà. Allora, andiamo avanti. Intanto c'è una posizione per l'Empoli, attenti, molto pericolosa, perché la posizione viene battuta qui. Ma c'è sulla palla Bairami, che è una pippa mostruosa. Non è indovinato, ha avuto due o tre palle da gol, non l'ha messa dentro, si figuri direttore. Sarebbe una beffa, dice qualcuno. Tutto pronto, niente, dai. Tiro gol! E gol! E gol, Bairami! Bairami, go, 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 go! Di Eriksen in Coppa Italia, ragazzi, che prese Tantarusano, ragazzi, uguale, ragazzi. Ma va, l'onda, l'onda mondo, Flash, l'onda sì, mondo. Però, beh, ha lasciato la porta aperta. Dai, allora, Milan torna purtroppo a 15 punti, grande festa ad Empoli. Allora, vi faccio vedere il tiro. Sei un incapace! Ma cosa ti metti dietro la barriera? Mettiti di là! Hai visto il suo palo? Ma visto, ha fatto anche il passo dall'altra parte. Questo è colpa del portiere, non quello di oggi. Questo è colpa del portiere. Allora, guardate, ve lo faccio vedere bene. State bene attenti. Questa è la rincorsa, questo è Tantarusano che ha leggermente una opposizione ai giocatori dell'Empoli. Cosa fa Tantarusano? Quando parte Bairami fa un passo da questa parte, la palla, poi lui prova a tuffarsi, la palla si insacca però qui, cioè voglio dire in posizione in cui lui poteva ampiamente intervenire. Sì. È il suo palo. Quindi, è il suo palo, lui diciamo così, anziché presidiare il palo, pensa che la metta qui e fa un piccolo passo, ma la palla si insacca qui, cioè non a fil di palo, non ma sotto no, la traversa. Ma no, se sta mezzo metro più di là la prende. Ma un portiere la prende così quella punizione lì, perché è il suo palo, deve prenderla così. Lascia stare. Clamoroso errore di Tantarusano, grande responsabilità. Ha fatto un passo verso il centro inutile. Inutile. Se noi oggi parlavamo di Andanovic, ultimo minuto di testa, palla che resta lì. Attenzione, tiro! Incredibile, pazzesco, ballo Touré al mondo, è più Dubese. Più giocherò qua, allora, scriverò il ballo di Touré. Allora, attenzione, vanno tutti a festeggiare, attenzione che ne ammonirà 47. E questo è un bel terzino, ballo Touré. Allora, vediamo, speriamo che non ci sia niente. Allora, grande Krunic di Krunic. Grande Krunic. Grande Krunic che di testa da Balloturè che tira. Lancio in qualche modo in area di rigore. Krunic arriva qui in sospensione, fa una specie di sponda di assist centrale per Balloturè che arriva in corsa e di piattone la mette a fil di palo, perché poi è anche un. Sembra facile, però la palla che ti spiove di testa in corsa, lui arriva un giocatore, ragazzi. È uno forte che ha il tocco, sto questo qua. Questo è uno forte. Ha il tocco. Darsi al Decathlon. Ha il tocco. Chi? Quando lui ne insulta uno, già gli fa fare gol. Continuare 94-43, basta. Dest con l'esterno, la manda in avanti, Rebic. Dice che il pallone, dagli Leao. Vai Raffaellino, vai da solo in porta. Leao, punta dritto per dentro la porta. Leao, la passione, Leao. Siamo qui per lo spettacolo, pure con le pippe in campo. A Empoli è arrivato Holiday on Ice. Holiday on Ice, va bene, allora un Leao che parte dalla sua metà campo con il suo incedere imperiale fortissimo, si mette a fare un duello di velocità e palla al piede, semina due avversari al limite della rigore, pallonetto, colpo sotto, Londa Mondo Flex, Londa. Oh.
Allora, molto bravo Aureliano. Voi potete pensare, cari amici, che Leao io ve lo posso far vedere solo da questa parte, quando siamo già oltre la metà campo dell'Empoli, ma Leao è partito dalla sua tre quarti campo, arriva e palla al piede, malgrado ci siano due giocatori dell'Empoli che lo inseguono, riesce a mantenere il vantaggio. Quando arriva qui sull'accenno uscita di Vicario, colpo sotto, pallonetto fantastico ed è il gol del 3-1. Milan, possiamo giocare anche in 5, vinciamo lo stesso. Allora, grandissimo. Quindi vi devo dire le cose. Vittorio a metà del Milan, vi spiego qual è il bellissimo giallo dell'1-0 del Milan, ve lo spiego ancora una volta bene. Ma direi che Federica Di Bartolomeo, che ha guardato bene, meglio di tutti, io non so se possiamo avere un campo con una freccetta, chiedo la grafica, chiedo a Tamara Maleo per spiegare bene. Allora, la palla dove esce, Federica? Era più o meno davanti alla panchina, alla fine della panchina dell'Empoli, dove c'è il rettangolino, alla fine del rettangolino. Quindi, diciamo, esce la palla, noi adesso abbiamo questa metà campo qui, no? Esatto. Diciamo che la palla esce più o meno qua? Sì. Allora fate bene attenzione, perché si discuterà moltissimo di questa cosa, no? Quello è l'influenza. La palla, beh, insomma, adesso un discorso è discutibile. La palla esce qua. La rimessa in gioco dovrebbe essere qua, ma Zanetti, l'allenatore dell'Empoli, trattiene un po' il pallone. Siamo sullo 0-0, ve lo ricordo. Si vede che a un certo punto, dalla parte opposta, perché la panchina del Milan credo che sia qui, sì, non so se, ecco, qui si vede a un certo punto Pioli che riceve la palla da un raccattapalle sciagurato dell'Empoli, che probabilmente Pioli dice dammi la palla tu, perché l'altra ce l'ha il suo collega allenatore. La palla viene data a Pioli, che immediatamente la passa a Tonali, sì. Quindi Tonali che cosa fa? Appena la palla ricevuta da Pioli la butta in avanti, perché ce l'ha completamente comunque solo. Ci sono delle misure fisse per le aree tecniche, no? È abbastanza facile. Guarda che ci sono delle misure fisse. Ma Pioli tra il cerchio è all'interno. È all'interno. Sì, però a metà palline, della panchina del Milan. Io so. La rimessa laterale, che dovrebbe essere effettuata qui, viene effettuata qui, sì, più o meno. Sarà 10 metri, e quindi si imbufalisce l'allenatore dell'Empoli, perché dice hanno guadagnato non solo 10 metri, ma quei 10 metri che loro guadagnano mettono per così dire fuori tempo, fuori gioco, fuori misura tutta la mia difesa, perché non se l'aspettava. Direttore, lei ha perfettamente ragione. Non io, però la furbata voleva fare l'allenatore dell'Empoli. La voleva fare tenendo la palla. Direttore, allora, siamo qua a discutere, Tonali. Magari discuteremo. Possiamo dire che questo è totalmente ininfluente? No, come perché, no? Perché come questo qua si elide con la punizione. E poi vincevamo 2-0. Ma cosa vuol dire? 2-0. Ma cosa si elide con la punizione? Cosa? La punizione è ininfluente. Ma come non c'era la punizione? Buoni che si parlano tutti insieme e non vi sente nessuno. Direttore, lì è Allora, fermi. Guardate in tre. Rossi! Allora, sono sotto 40 anni che ti sto dicendo di non fare la terza voce. Allora, noi dobbiamo dire che così come se fosse stato fatto un gol dall'Empoli in questo modo e Pioli si fosse arrabbiato, diremmo, è vero, la rimessa laterale è stata battuta in maniera sbagliata, scorretta, di circa 10 metri, Federica? Sì. 10 metri più avanti. È vero altresì che questa rimessa laterale è stata battuta in maniera talmente rapida e talmente, secondo l'Empoli, scorretta, perché dall'altra parte della linea di metà campo, che ha messo in crisi tutto il sistema difensivo dell'Empoli, perché c'era, e quindi furbissimo il Milan, furbissimo Pioli, furbissimo Tonali, l'allenatore dell'Empoli dice però non va bene. Scorretto l'Empoli. Qui vorrei però a questo punto il nostro arbitro, perché mi sembra giusto, chiamiamo Dennis, perché sarà questa una delle cose su cui si discuterà di più. Ribadisco, se poi riuscite in grafica per farmi vedere in un campo pulito dove doveva essere battuta e dove è stata battuta, riusciamo ad aiutare anche i nostri telespettatori. Quindi chiamatemi Bonfrisco, chiamatemi Dennis. Avete già visto l'intervento, non poteva intervenire la VAR. Prego, avvocato. Però, direttore, non voglio essere fazioso, ma stiamo parlando del fatto che in una situazione di pareggio
che peraltro ma la certo, punizione ma non sposta non il risultato. Chiedo scusa, no, in una situazione del pareggio abbiamo fatto altri due gol. Sì, però questo due, ma due. Se poi volete sostenere, questo è irrilevante, questo la sua opinione è stimolante ma è irrilevante ai fini delle è chiaro, dice, mandato un gol che non c'era, però tanto poi non fate altri due, è chiaro che questo cambia la partita. Però i 10-12 metri favoriscono con gli altri due favoriscono gol. La gittata gli altri due gol. La gittata altri due di Tonali gol. Che due arriva gol. Due ho capito gol. Avvocato se l'ha capito però non insista abbiamo se eravate 10 metri indietro okay, magari non c'è arrivi e gli altri due gol okay. Avvocato basta abbiamo capito due gol è vero e non c'è dubbio perché l'abbiamo visto che va più avanti 10 metri ok posso fare una domanda sommessamente quando tu vedi uno che batte la punizione quante volte vedi la punizione uno che comincia a fare la corsa poi si ferma e fa così lo vediamo sempre e non mi sembra che la facciano ribattere o no allora.